Ma il Festival di Sanremo come l'hai fatto? Spiegami. Sanremo è successo quest'anno, in realtà mi hanno chiamato 3 giorni prima. No, io chiedo 2008. Ah, 2008 è stato con Tricarico, ma lì ero nella serata dei duetti, io rappresentavo, diciamo così, in una maniera, illustravo, avendo io un passato di mimo. Aspetta, facciamolo raccontare a lui. A lui chi? A Tricarico. Tricarico, no! Francesco, prego, Francesco Tricarico. Francesco, prego, prego, guadagnate il proscenio. Guadagniamoci il proscenio. Allora, cosa è successo? Come mai è successa sta cosa? Vuoi che lo dica io? Ma ragazzi, Francesco Tricarico non mi sembra vero. Fatti abbracciare un poeta, grande poeta, grande pittore. Era tutta una farsa, perché lui è un grande, lui piace, lui, io e lui siamo due grandi appassionati d'arte. Sanremo fu fatto come copertura. Noi dovevamo andare a Nizza, lui doveva andare a Nizza perché lui traffica quadri. Roba in prescrizione, allora 2008. Serviva per passare inosservati. Raccontalo tu. Dalla poesia al furto, vabbè. Non è vero, lui aveva una canzone così bella che tutti quanti conoscete, che era Voglio una vita tranquilla, sì. Vita tranquilla è il titolo giusto, che era così bella che era difficile da cantare anche con altri cantanti. Allora penso che i produttori abbiano pensato di mettiamo un deficiente dietro, che anche se la canzone è così bella che non potrà mai rovinargliela. E infatti è andata così, e quell'anno hai anche vinto il premio della critica, no. Grazie a me. Grazie a te. Allora, però, siccome io ho pensato di fare un piccolo giochino qua, e cioè, siccome tu hai preso un mago e l'hai messo dentro una tua canzone, l'hai fatto diventare in qualche modo l'immagine di quello che stavi raccontando con la musica, con le parole, eccetera, e quindi hai fatto questa commistione artistica, io ti voglio far diventare protagonista di un gioco di magia. Bene. A questo punto. Per cui chiamo il tuo socio, a cui faremo fare, quindi non ti metto direttamente in mezzo, chiamo il mago Ermi sul palco. Grazie Ermi. Grazie. Io devo fare il gioco, sono... Elegantissimo il mago Ermi. Ascolta, non sapevo di venire qua, cioè, piacere. Adesso tu devi fare un gioco di magia a Francesco. E io ci riposiamo, Sì, non so, dove l'hai messa? Tutto tu hai fatto, io non ho fatto niente, dove l'hai messa? Ermi, quindi... Dimmi che... Corda, che ti serve? La corda. Vuoi la corda? Sì. È una forbice. È una forbice. Sì. E non te la potevi portare da casa? Se non sapevo di farcela. Vabbè, vediamo se ce l'ho io. Scusa, Francesca, vado a vedere se allora. È una valigia con della... No, dove vai? Ce l'hai lì nel tavolino. Cosa? Il tavolino, abbiamo fatto la gag in 2 ore. Ah, eccolo qua, c'è... È una corda... Tengo la giacca. Allora, è molto spaventato. Il pathos è andato a farsi... Sì, l'ho preparata anziché prima. Distrarti di là, lui è appassionato di sarte, costumiste, truccatrici. Non è vero. Aiuto sarte, aiuto costumiste. Allora, se mi riesce, bellissimo. Il gioco della corda tagliata e ricomposta. Questo volevo farlo io, scusa. Ce l'avevo dopo nel... purtroppo. Vuoi controllare questa corda, dire a tutti ad alta voce quante corde sono e di che colore è? È una corda sola, bianca. È tagliata, no? Non è tagliata. Perfetto. Allora, attenzione. Sembra una canzone. Grazie. Sembra, scusa, Francesco. Potrebbe essere le parole di una canzone. Potrebbe essere... È una corda sola. E non è tagliata, è bianca. Allora, è una corda sola... È una corda sola e non è tagliata e bianca e sembra quasi un filo d'amore. Basta, però grazie, è la prima volta.